Alla base dell'arte di Michelangelo Buonarroti c'era la profonda convinzione che lo scultore dovesse solo liberare dalla pietra le figure che vi sono già imprigionate. Passato da un pezzo il Rinascimento, è rimasto intatto il suo credo nella mente di Randall Rosenthal, uno scultore capace di creare inimmaginabili illusioni ottiche a partire da qualche pezzo di legno. Una delle sue opere più famose è Vecchi Soldi, e se non sapeste che si tratta di una scultura, di certo verreste tratti in inganno. Lo scultore ha iniziato la sua opera incollando insieme tre pezzi di pino a cui pian piano ha dato una forma, intagliando i lati, lavorando finemente i blocchi di legno, facendo particolare attenzione ai dettagli. Poi ha definito le banconote, le ha pitturate, poi le ha incise e ha conferito al tutto un aspetto imperfetto, più reale che mai, con taglietti, piccole pieghe e colori slavati. Il risultato? Una scatola piena di soldi finti, una grandissima illusione ottica e la constatazione di un talento davvero senza eguali per Randall Rosenthal, che è finito addirittura sulle televisioni giapponesi.